no. Early in the morning.
counting down, down, down. If you're ready, let's move it. Sexy, let's do this. Champagne in a jacuzzi. You got a friend, cool, we could make a movie. Girl, call me up when you wanna get naked. Cross. I want to bust a right channel. Early in the morning. Your lips, your ass, your waist. That bad look on your face. Girl, let me get a taste. Oh, na 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 na. You say that you gotta go on me. You'll hit me at the right moment. Oh, na 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 na. So I say, girl, call me up when you wanna get naked. Drop me a line and I'm on my way. Yeah, you. Forget it. Hard work, sweat a trip. Satisfy your body, you're my light blanket. Come when I'm calling. What you need is right here, darling. All night till the morning. Keep you wetter than the window when the rain is falling. Girl, call me up when you wanna get naked. Drop me a line and I'm on my way. If you bring a friend, we can stay up late till early. Make a movie. Girl, call me up when you wanna get naked. Tutti i match che abbiamo visto sono andati molto bene, anche sul canale Telegram dove do
delle informazioni più moderate, più prudenziali, le partite in esame, prese in esame, sono andate bene per chi le abbia operate, per chi le abbia fatte. Ci tengo però a sottolineare una cosa, questa è l'eccezione che conferma la regola. La perdita fa parte del gioco, il weekend ultra positivo, così come c'è stato in Liga, è un qualche cosa di eccezionale, di particolare, non è la consuetudine. La perdita fa parte di questo mondo e avere dei weekend come quello appena trascorso che ho fatto vedere, ripeto, è l'eccezione che conferma la regola. Tante altre volte ho fatto vedere delle perdite, anche importanti, e le perdite fanno parte del betting exchange, non bisogna avere paura delle perdite. I conti si fanno sempre nel medio periodo, quindi siccome quando faccio vedere questi risultati arrivano molte più persone a contattarmi, ci tengo a fare questa ultima parte finale di questo video, perché io faccio video che possono servire alle persone serie per capire e comprendere che questa è una professione, che questa è un'attività imprenditoriale, come tutte le attività imprenditoriali, ci sono dei profitti e ci sono delle perdite, ci sono delle rendite, ci sono delle perdite. E questo è il mondo del betting exchange. Dopodiché possono ovviamente accadere, possono succedere, possono verificarsi weekend molto positivi, ultra positivi, molto belli come quelli quello appena trascorso, quello che c'è appena stato, assolutamente sì, ma la perdita c'è nel betting exchange, fa parte del betting exchange. Io stesso perdo spesso e volentieri nel betting exchange, l'ho fatto vedere più volte, ma nel medio periodo i risultati sono più che soddisfacenti, più che abbondanti. Perché? Perché si accettano le perdite.